libreria. E vedo che anche voi siete venuti numerosi, non nascondo l'emozione che ho nel presentarlo. Con lui stasera ci accompagneranno in questo viaggio che spero ci faccia vivere le atmosfere dell'avventura, della magia, del sogno che Hugo Pratt ci dava con i suoi libri. E insieme a noi Nino Pillitteri e Pino Podestio suoneranno il sax turco e il didgeridoo australiano. Io sono un po' dislessico. Ora. E allora, invece Claudio Ambrosetti mi aiuterà in questo viaggio con Marco Steiner, che non vi ho presentato, è qui in mezzo a me. Grazie a Corto che ci fa un po' la base della conversazione di questa sera. Parliamo di Sicilia, di mare, di tante cose, ma diciamo che i capitoli fondamentali di quello che per me rappresenta Corto è viaggio, e questo è ovvio, sogno, e questo è anche ovvio, rispetto, e questo è molto importante, curiosità, e questo è molto importante. E poi ci aggiungo un quinto elemento che fa parte di tutto quello che mi ha circondato nel mio lavoro di scrittura e anche farà parte di questa serata, la casualità, cioè delle cose che non vengono cercate spasmodicamente per arrivare da un punto A a un punto B, ma c'è un percorso, sappiamo che arriviamo, siamo tutti un po', questo è il posto giusto per fare questa conversazione, questo tipo di conversazione. Siamo amanti del mare, io personalmente, come molti di voi, amo molto la barca a vela, e la barca a vela va da un punto a un altro, però c'è il vento che cambia gli itinerari, c'è il mare che fa da spazio aperto e ci sono delle isole che sono persone da conoscere, situazioni in cui imbattersi. Questo libro di cui parleremo stasera, ma stasera alla fine io non faccio una presentazione normale perché tante cose sono nate così casualmente, come la presenza di questo attore che io non conoscevo fino a pochi giorni fa, ma è bastata una conversazione per capire tante cose. Questi due musicisti che non è che vengono qui con uno strumento normale, quindi già avete capito che l'atmosfera è abbastanza alternativa, particolare, diciamo, senza essere per forza necessariamente particolare, ma senza forzature. Certe cose capitano senza poi forzare. È un po' quello che mi ha insegnato Pratt nello scrivere, cioè chi conosce i miei libri, i fumetti di Pratt e tutto, sapete che è una letteratura che è fatta a letteratura come la sua è la letteratura disegnata, fatta a vari livelli. Si possono leggere i fumetti di Pratt e credo anche i miei libri come dei libri leggeri, d'avventura, di viaggio. Poi però se si scende un po' più in profondità si scoprono un sacco di cose. Allora, da dove cominciamo? Mettimi un po' di qualcosa di poco, dolce, che parliamo. Cominciamo dalla Sicilia. Dal corpo di pietra. Cominciamo dalla Sicilia perché alla fine io devo ringraziare molto questo luogo e questa terra, non perché faccio la piaggeria, io amo questa terra, no, perché mi ha dato veramente l'inizio con questo libro e con questa casa editrice, che è una casa editrice che secondo me è una delle più
belle e indipendenti che ci sono. Come è nato tutto quanto? 2011, ma anche prima, una mostra di acquarelli di Ugo Pratt, fotografie di Marco Danna e storie. Qui c'è un giovane che ho visto poco fa che mi ha fatto i complimenti per le prefazioni che io ho scritto alle avventure di Corto Maltese di tanti anni fa. Ho fatto con questo fotografo Marco Danna una serie di viaggi meravigliosi, non era un lavoro, era un sogno, un giro per il mondo per raccontare le atmosfere che si vivevano oggi nei paesi dove c'erano vissute le avventure di Corto Maltese. Al ritorno da quel viaggio, da questa serie di viaggi, viene organizzata questa mostra a Lugano, una cosa importantissima, acquarelli, fotografie. Io, un po' di anni fa, stiamo parlando qui del 2006, ho preso un buchetto, una casetta a Scicli e ovviamente, come voi sapete bene che succede in Sicilia, ci si fanno subito tante amicizie. Uno degli amici di Scicli che mi aveva portato a Scicli mi dice: dobbiamo portare Corto Maltese a Scicli, ti aiuto io, dobbiamo inventarci qualche cosa. Insomma, alla fine ci inventiamo di fare una versione ridotta di questa mostra. Naturalmente a Scicli non c'era un palazzo per fare l'esposizione di acquarelli, fotografie, testi, e quindi è stata fatta la cosa più, come questa sera, la cosa più sana e più bella del mondo. Tre luoghi, uno per gli acquarelli, uno per le fotografie, io al circolo di lettura di Italiano Brancati, che esisteva ancora, esiste ancora, il circolo di lettura. E quindi si fa questa mostra. Prima di farla, scusate, vengo qui a Palermo, all'assessore alla cultura dell'epoca, e mi dice: senti, ma ce l'abbiamo il catalogo? Io, beh, sì, abbiamo il catalogo della mostra di Lugano, cioè lei è in Sicilia, facciamo tutta questa cosa per Sicilia. Lei è uno scrittore, si inventi una storia, un piccolo, un'introduzione, qualcosa. E questa musica ci sta bene. Quel periodo io stavo lì, e come mi sta succedendo, è successo ieri, ogni tanto soffro di allergia. E a Scicli c'era le parietarie, sai, a Scicli io sto nelle, insomma, le grotte. Ora della favola, prendevo un antistaminico. Ogni sera mi addormentavo alle 10 di sera, mi svegliavo alle 4 della mattina. E scrivevo. E una mattina stavo così, con questa atmosfera, mi si sta benissimo, grazie. Fuori tutto il muretto di pietra, l'ulivo, sapete bene queste cose che non serve che carico l'atmosfera. Sul tetto davanti a me c'era un corvo, di solito i corvi quando stanno lì, quando tu li guardi, dopo un po' quelli sono furbi, se ne vanno. E quello è rimasto lì. E mi nasce un'idea di scrivere qualcosa. Dopo di questa storia, un mio carissimo amico, che peccato non c'è qui, si chiama Vincenzo Cascone, un regista di documentari, siciliano vero, con una grande cultura come molti siciliani hanno, ma lui ha una cultura oltre che moderna, perché fa video, una cultura classica. Parlavamo così di questa mostra e a un certo punto lui mi dice: ma tu che scrivi? Ma conosci la storia della Trovatura? Non ho proprio la minima idea. E comincia a raccontarmi la storia. Eccolo là, Giuseppe Giorlando, amico mio, marinaio, palermitano, non sapeva di questi tesori nascosti con una benedizione, maledizione, che li protegge. Se non lo sapete cos'è, andatevelo a vedere, se lo sapete, sapete benissimo. Insomma, da lì nasce un breve racconto, che è il corpo di pietra, legato a questa trovatura. Lui naturalmente mi ha fornito gli documenti, eccetera. E da lì è nato questo piccolo racconto, che poi si è trasformato dopo, perché quando io mi appassiono a un argomento non è che mi fermo, mi piace approfondire la cosa. Le storie a vari livelli di cui parlavamo di Pratt mi piace approfondirle, mi è sempre piaciuto approfondire, e quindi è nato questo romanzo. Da qui tutto il resto. Per raccontarvi due parole di me, io non c'entravo niente con la letteratura, ma conoscendo Ugo Pratt mi ha praticamente stravolto la vita e mi ha spinto a diventare scrittore.
io mi chiamo Gianluigi Gasparini come nome normale, e io dico, Ugo, ma posso scrivere romanzi d'avventura? E lui dice, Farina, inventiamo. E si è inventato il pseudonimo di Marco Steiner, che nasce da Marlo e Corto, i due personaggi. Lui mi ha chiesto quali sono i personaggi della letteratura che tu amo molto. A me piacciono due generi letterari, l'avventura e il noir, quindi Marlo, il detective di Raymond Chandler, e Corto Maltese. Qual è poi lo scrittore che ami molto? Io ce n'ho uno che per me è il numero uno, è Steinbeck, John Steinbeck. Allora mi ha detto, sai che c'è, siccome sei un mezzo friulano, fai Marco Steiner, così è uno Steinbeck mitteleuropeo e la gente non capisce un cazzo che sei italiano, tedesco, ebreo, poi è breve, funziona, poi si sbagliano pure perché pensano al professor Steiner via, e non c'entra niente, e ci divertiamo insieme. E quindi è nato questo. Allora adesso, per riposare un po' la mia voce e per parlarvi di questo duplice aspetto della letteratura che mi piace, l'avventura e il noir, vorrei dare la parola a Claudio, che vi legge un brano di uno dei racconti. Questi sono sei racconti che sono nati in viaggio con Marco Danna sempre. Uno di questi racconti si chiama Isole Nere ed è una storia che secondo me era la più adatta da leggere qui davanti al mare, che parla di marinai, e non di marinai quelli che purtroppo tutti quanti noi aspiriamo di essere, tecnologici, perfetti, che non hanno mai incidenti, che viaggiano bene, eccetera. È un marinaio che ha avuto un po' di problematiche e niente, e credo che sia la storia un po' più noir di Claudio. Se Claudio ama un po' di sottofondo, fa sì, no, io lo credo proprio. Perfetto. È stato un po' alle Azzorre, a queste atmosfere, fate voi. Quando li vidi arrivare erano solo due ombre, ma si capiva che erano ombre diverse. In quel periodo me ne intendevo di ombre. Io vivevo nel buio. Loro non strisciavano come tutti i disgraziati di quelle parti. Scivolavano nella notte. Successe circa un anno fa, a Goa, lungo un modo isolato. C'era sporcizia ovunque, desolazione, un tanfo stantio, poche barche, tutte sfasciate. Io stavo cercando di farla finita, ma quella notte qualcosa cambiò. Dopo un sacco di tempo sentì di nuovo il profumo del mare. Non mi succedeva da tanto. Maressia. La chiamano così il profumo, slittando sul suono delle lettere S, per metterci dentro la nostalgia e raccontare il settore della brezza, il suono e la dolcezza del mare, la possibilità che ci distrugga o che ci lasci navigare. Mi aveva lasciato andare dopo avermi distrutto. Il mio nome è Black, ma in realtà non è il mio vero nome, ma tutti mi hanno sempre chiamato così fin da quando ero ragazzino, perché ci sono giornate in cui mi si legge in faccia che io non rivolgermi la parola. In quelle giornate sono nero come un cane rabbioso e mordo. Allora è meglio che resti da solo. Sono nato a Sag Harbor, Long Island, stato di New York, nel 1863, 40 anni fa. E sono cresciuto in mezzo alle barche, facendo quel tipo di lavoro legato alle barche, roba di famiglia. Mio padre era un carpentiere, lui le costruiva le barche. I miei fratelli erano marinai sparsi in giro per il mondo. Io andavo e venivo al mio solito sempre senza pace. Mia madre e le sorelle cucinavano zuppe di vongole, patate, gamberi, oppure cucivano vele, levavano maglioni blu. Io ero forte e quando non ero ubriaco avevo un braccio solido e un'ottima mira. Fu così che cominciai a frequentare i marinieri e diventai quello che tira l'arpione addosso ai giganti. Un giorno conobbi Francisco. Lui era portoghese,
aveva una flotta di barche, una fabbrica per la lavorazione dell'olio di balena. Fu lui a portarmi alle Azzorre. Un pugno di isole nere, gettate come dadi in mezzo all'Atlantico. Sono terre di vulcani apposti dalle nuvole, cascate che si gettano a catofitto, da picchi coperti di foreste riempiono le dune verdi. E poi ci sono tappeti di prati, di musche, cespugli di ortensie blu. E poi pile infinite di muretti di lava, che proteggono vigne nane e gagliarde, che non arrivano al ginocchio, ma producono un vino che profuma di roccia e di mare, e ti regala la pace, almeno per un po'. Tutto intorno c'è l'Atlantico, e là in mezzo le regine del mare, le balene. In un certo modo mi facevano tenerezza. Quando si vedevano arrivare per nascondersi, nuotavano sotto il pelo dell'acqua e sembravano isole turchesi. Francisco veniva da Pico, uno di quei sassi neri, quello col vulcano più alto, le squadre di marinieri più agguerrite. Io ero solo ragazzo, ma con i miei lanci diventai uno dei più richiesti. Rimasi là per un bel pezzo, fino a quando un ricco americano non mi propose di guidare il suo veliero. Diventai capitano, con cappello e bottoni dorati, lasciai l'arpione e cominciai a girare il mondo con lui, perché non ero fatto per restare nel paradiso. La natura splendida e avvolgente era troppo pacifica per me. Io volevo bere, divertirmi, fare casino. La vita del baleniere non era fatta per un bastardo. Adesso lo so con certezza. Insomma, per farla breve, lasciai l'isola di Pico, i miei amici, e cominciai a girare il mondo con un catch di legno lucido e ottoni brillanti, circondato da gente elegante e bottiglie da centoni infilate nel ghiaccio, e belle donne viziate che spesso amavano togliersi certi spizi da noiose serate sotto le stelle. Una cosa l'ho capita da un pezzo. Le cose belle non mi sono mai aiutate. E in compenso il vizio di bere non mi ha mai abbandonato. Una notte navigavo al largo del Madagascar, anzi ero troppo vicino alla costa del Mozambico. Ricordo una cosa soltanto, ero di guardia, li avevo mandati tutti a dormire, mi piaceva la serata, la solitudine, il sigaro che fumavo, poi la bottiglia di whisky turbato che stringevo in mano fino a quando non rotolò a terra. E sentì lo schianto secco e mi ritrovai in mare. Mi ero addormentato come un idiota, con le mani attaccate al timone. Ma non serve che racconti i dettagli, la barca colò a picco in 10 minuti. Era una notte così buia che sembrava pitturata con un grosso pennello grondante di vernice nera. Io il bastardo in acqua, illeso, in mezzo a corpi freddi e legni fracassati. Il giorno dopo, con la sabbia tra i denti, nel culo, in mezzo ai capelli, mi svegliai sulla spiaggia dell'Iado, Mozambico. Avevo causato la morte di 10 persone, mi avrebbero sbattuto dentro. Mi avrebbero tolto per sempre il diritto di navigare. Era un uomo finito, da buttare. Invece trovai Francisco. Era lì per trafficare con le pietre preziose. Me lo raccontò in un bar. Io ero ancora bagnato, cercavo di uscire dall'incubo. Lui era scappato dal Portogallo. Aveva venduto le barche e si era messo a spaccare pietre fra il Sud Africa, la Birmania e l'Inghilterra. Ma tutto passava per le sue isole nere, le Azzorre. Gli era rimasto un capo. Appena mi vide, capì che avevo bisogno di cambiare aria e mi infilò su una delle sue barche che partiva per l'India. Fu così che mi ritrovai a Goa. Solo. Senza un'identità, senza un soldo e con 10 morti sulla coscienza. E che potevo fare? Beh, la cosa che mi riusciva meglio. Bene.
passavo il tempo fra una bottiglia e l'altra, in una topaia, in un lurido albergo, con la finestra sfacciata e le imposte inchiodate dove ogni tanto riuscivo a rimediare qualche moneta, aiutando a scaricare merci, altre volte derubavo qualcuno più ubriaco di me. Filtravano poche righe di luce nel mio mondo nero. Una sera, in un raro momento di lucidità, vedi qualcosa che si infilava sotto la porta. Ero fatto, allucinato. Mi sembrò la coda di un topo. Accesi una sigaretta, provai a ragionare e infine guardai meglio. Era un biglietto, accartocciato. Ho bisogno di vederti. Fatti trovare al bar del Molo stanotte. Francisco. Aveva la barba lunga, il volto nascosto da un cappellaccio. Continuava a guardarsi intorno. Era strano, non l'avevo mai visto così nervoso. Ho combinato un casino, Beck. Mi cercano per arrestarmi, non ho più voglia di scappare, ho bisogno del tuo aiuto. Il mio aiuto? Sì. Cosa dovrei fare? Portarmi via l'unica cosa che mi interessa conservare. Cosa? Una barba. Si chiama Irene. E dove? Dove la dovrei portare? A casa. Pico? No. Meglio Flores, più fuori mano. Non penso di farcelo da solo, Francisco, ti aiuterà Giorgio. Ma quando? Prima dell'alba. E tu? Mi farò 3-4 anni in gabbia, ma uscirò ripulito e vi raggiungerò. Che barca è? Non sarà una passeggiata arrivare dalle Azzorre da qui. È un catch, il catch è inglese, solido. E oltre a Giorgio ci saranno due marinai che dovrà imbarcare fra poche ore. Uno è giovane, si chiama Corto Maltese. Mi sembrava normale. È bello lasciarti leggere tutto, però. Però dico, vorremmo arrivare alla prova manca. Grazie per aver avuto l'onore di leggere questo. Grazie a te per averlo letto così. Il senso di queste storie, di questi racconti è questo. Corto Maltese c'è, l'atmosfera c'è, però a parte che in questa storia qui Corto Maltese è un Corto Maltese giovanissimo, le prime armi, che fa parte un po' della fase della giovinezza di Corto Maltese che io ho cercato di raccontare con questi due libri. Il senso di questo è un senso che mi viene dal mio grande rispetto e stima per Ugo Pratt. Ugo Pratt è il creatore di Corto Maltese e io ho avuto la fortuna di collaborare con lui, però se mi fossi messo a scopiazzare o continuare sarei stato troppo presuntuoso, non era proprio nel mio carattere. E poi me lo disse lui quando si inventò quella storiellina del Marco Stena che abbiamo detto. Ho detto, poi, quando scriverai del Corto Maltese, non sta a toccare Corto Maltese. Lui mi parlava in Veneto perché io sono un po' friulano d'origine. Non sta a toccare Corto Maltese, che è in critica. Prendilo giovane, vecchio, inventati dopo altri personaggi, ma prendila alla larga e poi ti diverti di più. Ecco, questo è il senso. Io amo divertirmi e amo rendere un omaggio a un maestro che mi ha aperto un mondo e che mi ha raccontato una strada da percorrere ancora. E non è, e lo faccio, questo lo dico proprio con la massima sincerità, non solo perché io mi diverto e mi piace moltissimo, ma perché c'è un mondo che ha bisogno ancora di queste storie. Se possibile, non lo dovrei dire io, ma me lo stanno dicendo, lo stile letterario dei romanzi d'avventura moderni deve essere un po' più moderno e quindi per esempio questa storia qui che ha queste pennellate nere, poi dopo migliora la storia, non pensate che è tutto così tetro, ma quindi migliora, però ecco, credo che sia restituire un dono grande che ho ricevuto, quindi questo è un po' il senso del mio scrivere di Corto Maltese. In questo libro
di cui stiamo parlando questa sera, Miraggi di memoria, il titolo è veramente un titolo, secondo me, azzeccato, non perché l'ho inventato io, ma perché Cortomaltese qui è un miraggio. È un miraggio nel senso che c'è l'atmosfera, c'è la sua presenza qui. In questo racconto in particolare lui ha una figura minima, ma importantissima, e l'atmosfera comunque è alla Cortomaltese, come tutti i viaggi che ho fatto io. Poi ci sono degli altri racconti che invece sono degli omaggi alle vere storie del Cortomaltese di Ugo Pratt. Io faccio questa distinzione perché il Cortomaltese di Ugo Pratt è il Cortomaltese che noi conosciamo, quello che, per chi è esperto di Pratt, nasce nel 1904, la prima storia, la giovinezza, 4-5, la guerra russo-giapponese della giovinezza, e arriva fino al 1934, in cui si dice che scompaia con la guerra di Stalin. Quindi l'ultima storia di Mu. Quello è il periodo biografico di Ugo Pratt. Io ho cercato di lavorare di Cortomaltese. Faccio spesso questo lapsus perché ci sta bene. Io cerco di lavorare su questo periodo precedente, quindi questi romanzi si svolgono nel 1901-1904, oppure, come in questo racconto, con quelli che gli americani chiamano spin-off e io invece amo chiamare le deviazioni dalle storie di Corto. Ce n'è una che è l'ultima, che è il vero miraggio di tutto, si chiama La ruota delle cose, si svolge in India. E quando io ho fatto questi viaggi con Marco Danna, con l'intento di scrivere dei racconti scritti in viaggio, siamo partiti da un, come si dice, un presupposto, una traccia, ma veramente infinitesimale, di storie di Pratt. Ed è una storia che pochi conoscono, ma i veri esperti prattiani la conoscono bene. Che c'è una tavola che ha disegnato Pratt, proprio un disegno a matita, in cui c'è Cortomaltese difeso da Gandhi in India. È una storia che lui doveva scrivere, non l'ha mai scritta. Quindi cosa c'è di più bello per uno scrittore che ha avuto da Pratt questa specie di input a inventare qualcosa? E io mi sono inventato una storia in cui, perché Cortomaltese viene difeso da Gandhi, ma che ci è andato a fare Cortomaltese in India, che non c'è in nessuna storia. E questa storia poi è una storia che è nata, come cerco di far nascere queste mie storie, in India, in una situazione assolutamente poco avventurosa, perché ero in un albergo, naturalmente non era l'albergo dove stavo io, perché era un albergo lussuosissimo e storico, e noi eravamo andati lì per questo, perché era un albergo creato nel 1912. Entriamo là dentro sempre con il mio compagno di viaggio, che è un fotografo, e che grazie anche a lui ho capito una differenza importantissima nel viaggiare in gruppo, da soli, ma viaggiare senza sapere quello che cerchi, o con un fotografo che cerca di fare delle immagini e che ha bisogno di un certo tempo. La fotografia ha bisogno di un tempo, oltre che l'inquadratura, la distanza, la messa a fuoco, è il tempo. Lei sta cercando il tempo giusto della mia espressione. Il fotografo cerca la nuvola o meno. Mentre passa quel tempo, succedono delle cose e io lavoro su quello. Ci siamo trovati in questo albergo, ve la dico velocemente, quindi, dove incontriamo un signore che assomiglia un po' a quel signore lì, con una barba ancora più imponente, bianca, affascinante come personaggio. E iniziamo una conversazione con lui, che per chi avrà voglia di leggerlo, è nato questa ruota delle cose, che è l'ultima storia che parte da questo presupposto minimo, questo piccolo indizio, chiamiamolo così, che oggi vanno molto i libri polizieschi. Io non sono mai stato per il poliziesco, per il noir sì, o per un certo tipo di letteratura americana sì, ma il poliziesco non tanto. È nata quindi una storia che come inizio aveva veramente uno straccio di inizio, perché era quella pagina di Pratt. Questo è quello che piace a me. E poi c'è un altro discorso che facevo con il mio amico marinaio Giuseppe, che mi ospita qui in barca, quando vengo a Palermo sto in barca, quindi è meglio di tutto.
e quindi venire alla libreria del mare mi sembra il posto giusto per anche confidare certe cose. Cosa confido? Chi di voi è andato in barca sa, per primo lo sai, ci siamo andati in barca. In barca è piccolo. Gli equipaggi si possono odiare, cioè nascono le migliori amicizie come le migliori litigate. La promiscuità. Quindi io con Corto Maltese ho fatto un bel viaggio in barca con lui. Adesso è ora di fare dei viaggi in cui io magari viaggio su un'altra barca. Navigheremo affiancati, ci incontreremo in un bar del porto della prossima isola, però non sulla stessa barca. E questo secondo me è l'insegnamento che mi ha dato Prato. E che quindi qua, alla libreria del mare, esperta di Corto, è giusto dichiarare. Dopo che tutto è iniziato dalla Sicilia, da Sellerio, da Corto Maltese e quindi anche da Palermo, i prossimi due libri non avranno Corto Maltese. Questo è quello, la dichiarazione. Un'altra parte. Perché? E perché questo? Per poi ritornare sul Corto Maltese, chiamiamolo alla romana, tosto, quello proprio vero, dove si possono raccontare delle storie ipotizzabili sempre, ma scritte con un'altra. Bene, quindi presto avremo un altro libro. Ma tornando invece indietro, quando inizia e come inizia il tuo rapporto con Ugo Pratt? Allora, qui inizia una storia delicata, ma ormai è... si può raccontare perché è stata detta e perché grazie all'amicizia che legava Vincenzo Mollica con Ugo Pratt e quindi di conseguenza la mia conoscenza con Vincenzo Mollica, quando io gli ho raccontato certe cose lui mi ha detto alla romana: ste cose le devi lì, non esiste che te le tieni per te, le devi lì. E allora ecco qua un racconto particolare, un po' emozionante per me. Ugo Pratt è morto nel 1995. Nel 1992 lui fa un viaggio, lo chiamava nei mari del sud. Tutti quanti noi sappiamo cosa sono i mari del sud, sono i mari del nostro sogno, di tutti i libri che vendono, sono i mari di Stevenson, di Melville, di Conrad, sono i mari del sogno, ma anche della pittura, di tante cose. Nel 92 lui decide di fare questo viaggio. Perché vuole fare questo viaggio? Perché naturalmente era all'apice della sua carriera e vuole fare un libro particolare. E si dà il titolo, perché Pratt, la cosa che mi insegnava, diceva di avere un buon titolo, un buon inizio e già devi sapere il finale. Tutto il resto arriva, non c'è problema. Il desiderio di essere inutile. Il desiderio di essere inutile è stato il libro che lui voleva realizzare in un certo modo. Voleva andare in queste isole dei mari del sud alla ricerca dei suoi sogni. Dei suoi sogni, di quello che io definisco e che mi ha creato Ugo Pratt insieme a Sagan, insieme a tutti questi giorni, l'immaginario, su cui noi dopo viviamo tutta la vita, partendo da ragazzi, da studenti, da quello che è. Quindi lui voleva cercare, prima di tutto, numero uno, rendere omaggio alla tomba di Robert Louis Stevenson, Appia. Poi c'aveva delle cose lui molto cinematografiche e letterarie. C'è un libro, film, si chiama Rain di Somerset Maugham, che si svolge in un'isola. Voleva andare a vedere quel luogo lì. E poi via via, un'altra cosa importante, il Bounty, l'ancora, e poi un'altra cosa importante che ha segnato poi altri percorsi miei, andare a toccare il relitto di una barca che era naufragata a Rarotonga, se non sbaglio, Bounty si chiamava questa barca, una barca che ha avuto una storia bellissima, quindi ci sarebbe da fare un libro solo su Bounty. Vari proprietari. Si chiamava com'è? Scusami, si chiamava. Lo Yankee. Lo Yankee. Un altro lapsus che ci sta bene, Bounty.
morale della favola, Pratt ritorna da questo viaggio, mi prende sotto braccio, dove stavo in un lago di Svizzera, e mi dice: guarda, ho fatto un viaggio meraviglioso, il titolo è Avevo un appuntamento. Ci abbiamo delle fotografie che mi sono state fatte, io ho intenzione di fare il fumetto più bello che esiste, cioè degli storyboard acquarellati. Dopo questi storyboard acquarellati, proprio Vincenzo Mollica coniò il termine di letteratura disegnata, perché era veramente delle storie non tangibili, sognanti, meravigliose, pochissime parole, delle sensazioni artistiche fortissime. E lui mi dice: le storie però te scrivi tu. La mia mandibola cade come nei fumetti che tutti... Scusa, ma che vuol dire? Tu non sta preoccuparti, ormai t'ho studiato. Io collaboravo con lui, avevo iniziato a fare l'artista, il bibliotecario, è il ragazzo di bottega come in tutti, come dal calzolaio al falegname, tutto. E quindi a quel punto lui mi dice: tu ce la fai, io ci facciamo delle passeggiate come adesso, ti compri un magnetofono, parola desueta, ma si registravano le parole su quelle cassettine, io ti racconto qualcosa e poi ti inventi, te trovi, perché c'è un sacco di roba che puoi raccontare, ma come vuoi tu, e poi me ne leggi. E da lì è nato Marco Stenner, quel racconto che ho fatto della cosa, eccetera eccetera. Quindi quando io mi sono reso conto che Ugo Pratt mi ha fatto fare da, si dice così, ghostwriter, anche se le tematiche chiaramente me le ha date lui, non è che mi sono inventato le sue cose, e anche oltretutto quando c'hai una mole di personaggio lì accanto il rispetto è totale, quindi si racconta quello che sai che può fare, però ha fatto quello che un maestro vero dovrebbe fare, non ha insegnato, ha buttato, ha dato responsabilità. Ugo Pratt era così, quando aveva fiducia di qualcuno lo buttava in mare, nuota, vai a vela, adesso scrivi. Adesso puoi, aprendo i siparietti, mi state... Marco doveva arrivare stamattina alle 10, ha perso l'aereo stamattina ed è arrivato stamattina, è riuscito a prendere quello delle 2:30, forza, cioè. Quindi non ci siamo visti, non ci siamo potuti raccordare né con Claudio né con musicisti, niente. Claudio è la prima sera che quindi lo... Questa domanda comunque ci sta proprio bene qua, è molto sicura, perché ci ricolleghiamo poi, a me piacciono i discorsi che partono e poi ritornano, la circolarità e l'armonia in generale, anche nei discorsi, non è mai una linea dritta. Abbiamo parlato prima di questo amico, lo ripeto perché è importante per me, si chiama Vincenzo Cascone, che mi ha addentrato alle trovature. Voi siete siciliani, siamo tutti italiani, ci piacciono le belle cose e ci piace mangiare bene. Dove mi facevo le conversazioni io con questo Vincenzo Cascone? Al ristorante, in genere davanti al mare. Allora, questo ci sta bene ancora, questa atmosfera, perché il racconto è abbastanza. Ci sediamo in questo ristorantino, un po' distante dal mare, tranquillo, non c'era nessuno perché era tardi, erano le 2:30, 3. E cominciamo a parlare di trovatura, lui mi porta tutti i libri, quelli ancora con le pagine da tagliare, cioè imponenti, quindi ho fatto anche un bel mazzo, come si dice, per... E mentre lui parlava dei saraceni, dei tesori nascosti, delle benedizioni, delle parole magiche, mi leggeva i pezzi, perché qua c'è la roccia, ti porterò al castello di Musumeli, ti porterò alla roccia della capra e ti faccio vedere, perché lì nascondevano i tesori e poi uccidevano una capra e dovevi dire la parola, perché sennò non potevi più ritornare nella grotta dove avevamo sepolto il tesoro. Questa è la trovatura, così abbiamo parlato pure io. La trovatura. Mentre questo parlava, io mangiavo le cose più buone, vedo accanto a me un tavolo con 3 persone, un tavolo grande, rettangolare. 3 persone sembrava un fumetto, perché se noi vogliamo fare la caricatura del siciliano, lo mettiamo vestito di nero, con la coppola, scuro, così uguali. Sul tavolo ci sono state 30 bottiglie di vino. E a me mi cascava l'occhio, lui parlava di trovature,
di Filippo qua, di tutti i dominatori, le famiglie di Moncada e quell'altro, e del Palazzo Steri e di tutte queste cose. Io mi cascava l'occhio su questi, e la mente mia da curiosa, cioè, ma chi so questi? A un certo punto non ce la faccio più. Scusami, questi, ma chi so? Cioè, o sono gangster, o sono spacciatori, oppure, forse la cosa più normale, sono dei rappresentanti di vino. Ma certo che sono rappresentanti di vino, ma quello là in fondo, ma sai chi è? Chi è? Non lo so, proprio. Quello è Ciccio Sultano, è uno dei più grandi cuochi in Sicilia. Ah! Io non lo conosco, certo, ma il nome suo è proprio così, Ciccio Sultano. Mazza, sembra proprio inventato. Guarda che amico mio, lo conosco, vuoi che te lo presento? Andiamo, ci sediamo, e questi, comunque avevo assaggiato solo, ma erano ben messi. Mi siedo vicino a Ciccio Sultano e Vincenzo Cascone, come ha fatto lui, mi presenta. Questo è Marco Steiner, collaboratore, lui mi guardava proprio alla sicurezza. Io lo conosco Magliede e Corto Maltese. Ah! Tira fuori l'accendino con Corto Maltese. E si accende la sigaretta. Iniziamo una conversazione e poi a un certo punto io mi butto. Senta, signor Ciccio Sultano, mi sembrava, però ho fatto un intervento. Io le vorrei fare una proposta. Non ci conosciamo, ma Vincenzo è un amico, è una situazione particolare. Mi sentivo in... Io c'ho un personaggio in questo libro che sto scrivendo che sì, non si capisce bene, un esoterista, un massone, qualcosa che ama molto l'alchimia, eccetera. Se in una di queste masserie che io conosco benissimo nel Modicano, quando invita i suoi amici, invece di parlare solamente di alchimia, che sennò diventa pesante il libro, cucina anche per loro, lei mi aiuterebbe con delle ricette? Basta che io non devo scrivere niente, te le butto lì brutte così come sono, poi non è che sono per cucinare, ma si figuri, sono delle ricette. E comincia a tirarmi fuori una storia di una ricetta. Aspetta, che mi devo ricordare. C'era un termine in più che adesso non mi ricordo, ma sono i galletti alla cagliostra. La cosa incredibile. Questa storia qui a me me l'ha raccontata una signora milanese che ha fatto una seduta spiritica. Dopo la seduta spiritica ha cominciato a parlare in siciliano e mi ha raccontato la ricetta che faceva con gli ostro in salsa pipigliata. Galletti alla cagliostra in salsa pipigliata. Quindi adesso mi è arrivato. Mi racconto, ma questo è fantastico, ma questo è proprio per il mio libro. E da lì sono nate le ricette che io c'è alla fine. Sì, sì, qua c'è. Ma non solo, c'è l'omaggio, c'è il ringraziamento, c'è tutto. Fra le altre cose, tanto per continuare e dirvi il mio amore per la Sicilia, dopo un po' di tempo io assisto a una delle scene più belle della mia vita, sempre con questo Vincenzo Cascone, questa volta sulle pendici dell'Etna, dove vado a cena a casa di un altro grande cuoco che si chiama Carmelo Chiaramonca, che non sapevo niente io, con il mio personaggio, io l'avevo scelto perché ha un nome adatto, perché era un nome, i nomi sono studiati, quindi, ma no, e questo è un altro alchimista della cucina, quindi qui da voi ce ne sono tantissimi. Io sì, Steiner, Steinbeck, Friuli, Roma, ma io ho forse un cuore molto più mediterraneo e marino e terrestre di quello che viene alle mie origini. Per cui il sapore, i sapori, gli odori, i profumi, la sensualità nei libri per me è fondamentale. Quindi in questo primo libro è stata la chiave per entrare in maniera anche divertente in un'atmosfera che sennò è pesante, può essere pregnata, diciamo, di contenuti, mentre invece Oltremare è un libro che è più di viaggio e più aperto. Così. Cioè, grazie della domanda. Grazie a te di avermi risposto, perché quando ho letto Il Corvo di Pietra sono rimasto affascinato dal personaggio di Chiaramonca. Ho risposto bene, no? Cioè, benissimo, era ovvio, cioè, è meglio di così. Benissimo. Io comunque mi avvalgo
se possibile tramite conoscenze, amicizie, sempre del consulente, cioè quello che mi raccomando, devo parlare di cibo, devo parlare di una strambata e di un colpo di goma, ne parlo con i miei amici delisti, capito? Quindi dopo, anche in tremare, ci sono delle manovre, eccetera. I presupposti storici e di riscontro pratico, descritto, tecnico, devono essere precisi. A quel punto ti puoi inventare qualunque cazzata. Ecco, questo è il discorso, che è un buon insegnamento che mi aveva fatto anche più. No, infatti sarebbe brutto magari buttare una ricetta che poi non intendi, visto che vai così nel dettaglio e poi invece non c'è il riscontro reale. Così anche con la manovra, la barca, avere la proprietà del linguaggio, l'appropriatezza della manovra, del gesto, della situazione, è assolutamente la cosa più giusta per poter inserire bene. E, non lo so, vogliamo già aprirci a qualcuno che vuole, sicuramente avrete delle curiosità, volete fare delle domande, io penso che ciascuno di noi voglia... Io parlando di sicilianità volevo ringraziare pubblicamente quella signora giù, che è il signor Fazzino, che praticamente grazie a un altro amico, io ho vari amici che ho conosciuto tutti lì nella provincia di Ragusa, perché io quando arrivo in un posto non rimango, non galleggio, mi piace immergermi nel porto, nelle acque, nelle amicizie, eccetera. Uno di questi è un artista siciliano che si chiama Giovanni Robustelli. Giovanni Robustelli è un grande disegnatore, eccetera, e lui ha avuto l'idea di siglare l'astuccio di legno d'ulivo di una penna che fa questo signore, che poi mi ha omaggiato, te la faccio vedere perché è una bellezza, ma è una cosa che... Questa fa parte, questa è di legno d'ulivo e lui me l'ha fatta con il nome Marco Stegna. Quindi questo signore qua è venuto da Ragusa oggi per sentire queste, per salutarmi, io lo ringrazio moltissimo. Ciao a tutti. Ciao. Quell'altro non ce l'ho portato un altro. Allora quella. Allora filmerò le copie con la tua. Okay. Come si chiama questa? Questa si chiama Liolà, l'avventuriera. In questa vieni, c'è... Vieni. In questa ci sono un altro artista sicuramente conosce, ma facciamo una foto. Fabrizio Foti, un altro. I pesci. Il chef. Grazie. Grazie tanto. Come dicevo, se avete delle domande potete pure dare sfogo alla vostra curiosità. Credo che non... Nei prossimi racconti ci sarà sempre il comandante Chi. Che? Il comandante Chi è un personaggio che a me piace molto. Adesso c'è un'idea. Ho una scaletta in questo momento. Purtroppo per scrivere questi libri ci metto del tempo, perché c'è la parte documentazione, studio, eccetera, ricerca, che prende parecchio tempo. Adesso io ho un libro in uscita, che è un libro che non ha niente a che vedere con Corto Maltese, ma parla della follia, basato su sempre delle storie. Io sono uno scrittore di avventure e di viaggio, quindi sono delle storie che nascono da aver visitato un ex manicomio nelle isole davanti a Venezia, San Servolo, dove con un grande fotografo che è Gianni Berengo Gardin, che aveva fatto un servizio importantissimo negli anni 70, si intitolava il libro che aveva fatto lui all'epoca, Morire di classe, cioè di come... È come Basaglia. No, proprio Basaglia. La serie di Basaglia è stata non basata No, ma ha fatto un esperimento lì Basaglia, proprio. Certo. Ma anche le fotografie di Berengo Gardin hanno aperto l'opinione pubblica a valutare di più questo fenomeno. I manicomi sono stati, fra virgolette, chiusi, e adesso al manicomio di San Servolo c'è un archivio e un museo che, per uno come me, che quando entra in un posto vede le cose ma si inventa qualcosa,
quell'archivio è un archivio che nasce nel 1750, quindi quando io tenevo in mano l'archivio per fargli fare le fotografie al mio amico Marco Danna con tutti i nomi e le diagnosi che potevano essere ipomoralità costituzionale, alcolismo pericoloso, narcolessia, oppure melanconia, cioè delle situazioni. Quando glielo facevo vedere gli dicevo: io sto tenendo in mano un archivio del 1750 che tu stai fotografando, prova a pensare un attimo che cosa succedeva negli Stati Uniti nel 1750, che stanno facendo la guerra, inglesi, francesi, c'erano gli indiani, noi c'eravamo già, quindi rendiamoci conto di cos'è il nostro paese, questo intendevo io con questo, e fra le altre cose ce lo stanno facendo tenere in mano questo archivio, quindi ci sono delle cose preziose di cui mi piace parlare senza però il peso della connotazione o politica o psichiatrica di un certo tipo. Quindi ho raccontato una serie di storie che nascono da queste cartelle cliniche. Quindi è tutto un libro che è basato molto anche su un libro che io, è uno dei miei libri preferiti, che è Il Vagabondo delle Stelle di Jack London, in cui c'è un condannato che è condannato a morte, ma nella camicia di forza riesce mentalmente a compiere dei viaggi entrando nella spiritualità di vari personaggi. Quindi è un libro senza tempo e senza spazio, ed è un libro per me uno dei caposaldi della mia letteratura. Quindi stiamo sempre parlando, si chiama Jack London quello, quindi si chiama Pratt quest'altro, si chiama Salgari quell'altro, quindi il mondo è quello, quindi io non scrivo delle storie. Jack London che si incontra con Cina, con Corto Maltese. E poi un altro libro che sto scrivendo, dove non ci sarà Corto Maltese, ma le atmosfere di Corto Maltese ci sono tutte, è un libro che si svolge in Patagonia, nell'estremo sud, ed è una storia, un incrocio fra due personaggi abbastanza particolari, perché uno è qualcosa che mi vergogno un po' a dirlo, ma è una storia che esistevano veramente, un cacciatore di indios, cioè quelli che uccidevano gli indios, che uccidevano le pecore, quindi venivano pagati un tot a orecchia di ladro, e quindi uccidevano, hanno sterminato tutta la popolazione dei fuegini della Terra del Fuoco, che si incontra con un marinaio anarchico italiano, quindi è un bel mix di avventure. Che è esistito veramente questo tuo personaggio? Lui no, ma è potenzialmente sì, perché sono esistiti tantissimi anarchici in quel periodo, marinai in quella zona lì. Quindi sono delle zone. A me piace molto un termine che è la possibilità, che è un po' quello che, adesso mi viene in mente una riflessione completamente diversa da quello di cui stiamo parlando, ma che fa bene in questa libreria qui. Parlavo l'altro giorno con un amico, mi parlava del mare. Dice: vedi, io quando sto davanti al mare mi sento più libero, perché il mare comunque è una possibilità di fuga. Io riflettevo e dicevo: non è una fuga, è una possibilità. Cioè tu stai lì, ma sai che se ti allontani c'è un'altra possibilità. Quindi il concetto di possibilità per me è una cosa molto importante. Quindi nei miei libri cerco sempre, allora, questo bastardo che è il protagonista, cacciatore di indios, dopo l'incontro con quest'uomo e con le popolazioni locali, cambia. Questa è la cosa importante, secondo me, anche da un punto di vista, non voglio usare il termine filosofico, ma ci stiamo un po' londoniano, come mi ha detto Gianni Brunoro riguardo a questo libro qua, il cambiamento dell'uomo in seguito a delle esperienze anche negative che gli accadono. Questo è un po' per parlare del futuro, e dopo mi piacerà tornare a chiudere la trilogia di questa storia qua, che ce l'ho già in testa. Quindi ci sarà un terzo con Sellerio dopo questo. Io per sfortuna non sono a contratto, quindi sono un uomo libero, quindi adesso questo libro qui è nato perché c'è in uno di questi racconti, si intitola Volver,
si svolge in Argentina. E conosco questa, l'editrice Cristina Taverna, che è un'editrice di, che è stata anche di Ugo Pratt, che fa moltissime mostre. Lei si occupa di grafica d'autore, di fumetto anche, ma soprattutto di illustrazione. Quando ha fatto leggere... Teniamo molti libri di Cristina, dalla Denoir. E sono meravigliosi. Sono curati, sono dei libri editorialmente curati. Cioè, quando questo libro qua... Cioè, c'ha l'odore di questa carta che è una meraviglia. Quando ha letto questo libro Volver, questo racconto Volver, José Muñoz, che è stato uno dei grandi allievi di Ugo Pratt, che per Muñoz Pratt è stato il suo maestro, e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto illustrarlo, io non potevo che essere contento, e quindi è venuto fuori questo libro con questo editore, che mi sembra un altro tipo di... un'altra deriva. Mi piacciono queste esperienze, quell'altra sulla follia, verrà fatto da un'editrice veneziana molto particolare, molto impegnata da un punto di vista intellettuale, quindi il mio editore è chi gli piacciono i miei libri, ecco tutto qua.